diciamo, da tempo che ci saremmo trovati in queste condizioni. Il collega Paresi ha gridato in lungo e largo anche nel corso dell'approvazione del bilancio che vi erano dei buchi da coprire che inevitabilmente si è messo un aumento delle tasse. Era stato preso per demagogo, per populista, in realtà poi quello che lo ha detto si è verificato. La cosa ancora più brutta è che sempre con diversi colleghi avevamo presentato un ordine del giorno in Consiglio regionale per fare in modo che qualche centinaia di migliaia di euro potesse essere dato a quelle popolazioni che erano state colpite dal fenomeno piovoso e dalla grandine di qualche giorno fa. È stato detto no, perché se no dovremmo aumentare le tasse per questi centinaia di migliaia di euro e quindi non lo possiamo fare. Avevamo anche proposto, una parte di quelle tasse cercate di darle questo denaro a queste popolazioni. Ci è stato detto di no, perché è un buco enorme nell'intero bilancio che va coperto e quindi non c'è la possibilità, quando invece, come vi ha raccontato il collega D'Amore, vi sono poi ben altre possibilità per sperperare il denaro. Quindi ora c'è solo da prenderne atto con molto malcuore che la situazione è questa, sperando che la gente se ne accorga, come già purtroppo noi avevamo preannunciato. Questa è la amara considerazione che purtroppo viviamo oramai. Grazie Rocco Paresi.